Manca ormai poco alla scadenza di quei 5 giorni in cui l'Italia è rimasta col fiato sospeso rispetto al futuro della legislatura. Domani il Premier Draghi scioglierà la riserva al Senato e gli scenari possibili sono molti. Le ultime ore di trattativa infatti riguardano soprattutto il centrodestra, con la Lega indecisa tra la rottura e il conseguente voto anticipato, che però darebbe lo scettro a Fratelli d'Italia, o il sostegno al governo condizionato, questa anche la posizione di Forza Italia, purché all'interno non rimangano i ministri 5 Stelle. Nella complicazione del momento, un punto fermo lo hanno invece i sostenitori di Draghi, che ieri hanno sfilato in diverse piazze italiane e che sono rappresentate anche dai sindaci. Quasi 2.000 firme sono state raccolte tra i primi cittadini, molti anche del sud, a partire da sabato. Il punto, dice uno dei loro promotori, Dario Nardella, è la responsabilità di non lasciare questo paese senza una guida quando in ballo ci sono i fondi del PNRR e tante emergenze in corso. Molte forze politiche, da una parte e dall'altra, stanno dando uno spettacolo, che noi veramente non volevamo vedere, perché fanno capire in modo molto chiaro che preferiscono i propri tornaconti rispetto al bene del paese. In Toscana, chi tuttavia ha evidentemente superato la questione politica e di coalizione sono i sindaci di Arezzo e Lucca, Ghinelli e Pardini, entrambi di centrodestra. Quest'ultimo, eletto un mese fa, è già richiamato dalla componente di Fratelli d'Italia che lo sostiene. Nell'interesse quindi dell'attività amministrativa pensavo semplicemente che ci fosse bisogno di certezza e non di incertezza. Poi io personalmente auspico che ci sia un governo di centrodestra la prossima volta in Italia. Ho diretto l'appello perché tanto fra votare a primavera, come sarebbe a cose normali, un autunno, ho ritenuto che per la nostra azione amministrativa fosse meglio farlo fra qualche mese. Resta fermamente contrario il sindaco di Pistoia Tomasi, che ha dichiarato: "Sono in carica dal 2017 e questo è il quinto governo con cui mi confronto. Non ho capito dove starebbe la stabilità." Ma a sostegno di Draghi arriva invece il presidente della regione, Giani, che richiama soprattutto su un punto. La uscita di scena di Draghi sarebbe un elemento di precarietà, che chi, lo ha determinato, penso avrà una bella lezione da parte degli elettori.